Nuova chiusura delle piscine comunali di Arzignano a causa della presenza di cariche batteriche oltre i limiti di tolleranza della legge decretata dal comune con un provvedimento urgente firmato dal sindaco stamattina dopo l'informativa ricevuta dalle autorità sanitarie. Sabato scorso il blitz della squadra sanitaria dello SPISL inviata dall'ULSS Ottoberica associata a un controllo della Guardia di Finanza. Dopo aver preso atto dall'ente pubblico locale giunto il documento che impone i sigilli alle tre vasche per il nuoto, la semiolimpica, quella didattica, la più piccola per i bimbi, fino a nuovo ordine. Tecnicamente si parla di non idoneità alla balneazione. Si tratta del secondo episodio in 2 mesi, il primo risalente al 18 settembre. Le tabelle relative ai parametri massimi consentiti avrebbero posto in evidenza valori fuori limite sulla conta batterica a 36 gradi di temperatura e sulla presenza di enterococchi intestinali e del batterio Pseudomonas aeruginosa. A certificare la correttezza dell'analisi è stata l'ARPA a disporre lo stop temporaneo per quanto spetta la parte sanitaria, la direttrice del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica. Quanto basta per motivi precauzionali per disporre il lucchetto virtuale ai tuffi in piscina e rendere ancora più bollente la temperatura all'interno del centro natatorio in gestione a privati. A rendere nota la notizia oggi un comunicato stampa inviato all'amministrazione comunale arzignanese sottolineando la recidiva delle anomalie riscontrate in laboratorio dopo i prelievi l'acqua. L'ordinanza di chiusura dell'accesso alle vasche per motivi di igiene pubblica sarà valida fino al ripristino delle prescrizioni di sicurezza imposte per legge, previo nuovo controllo da parte del Dipartimento di Igiene ULSS Ottoberica.